Se sei un imprenditore o un professionista, oggi più che mai è di fondamentale importanza la tua presenza sui canali social, online, sia che tu venda nel mondo online o che tu venda nel mondo offline, non importa. In ogni caso, la tua presenza sui canali social oggi è davvero importantissima. Ecco perché quindi ho creato questo video nel quale andiamo a vedere insieme come poter essere presenti in prima persona, perché questo è l'importante. Riuscire a mettere la nostra faccia online, non solamente comunicare online con il nostro brand, con le nostre sponsorizzate, con il nostro sito istituzionale, con le nostre sales page, con i nostri profili aziendali sui social. No, 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 questo va bene, ma ciò che fa la vera differenza è la presenza con la nostra faccia in prima persona. Questo per quale motivo è così importante? Per andare a affermare ancora di più la nostra presenza, la nostra professionalità, la nostra competenza per andare a posizionarci come gli esperti di quel settore, di quella materia, della nostra nicchia specifica, ad andare così pian piano a conquistare la leadership del mercato di riferimento nel quale noi operiamo. È importante quindi essere presenti noi come professionisti, noi come persona, sia dal punto di vista professionale che personale, per conquistare così la fiducia dei nostri clienti là fuori. Perché essere presenti solo come azienda, non è così genuino, non è così naturale e non è così forte nei confronti dei nostri clienti, potenziali clienti, che devono scegliere noi. Quindi, se siamo presenti con la nostra faccia, con il nostro viso in prima persona, andiamo a conquistare quella fiducia che oggi più che mai è fondamentale per riuscire a vendere i nostri prodotti, ad aumentare le nostre vendite, acquisire nuovi clienti. È importantissimo la presenza in prima persona e, come stavo dicendo, in questo video andremo a vedere come far sì che la nostra presenza sia diffusa sui vari social, senza però dover creare contenuti singolarmente per ogni diverso social. Ma riusciremo, con quello che vedremo oggi, ad andare a creare dei contenuti da poter utilizzare sui diversi social in diversi momenti, sia in diretta che anche riutilizzare poi lo stesso materiale per creare altri contenuti adatte alle diverse piattaforme. E cosa utilizzo io e qual è uno dei programmi che a mio avviso è il migliore in assoluto sul mercato? È StreamYard, il programma proprio con il quale sto anche registrando questo video e lo sto facendo per coerenza. Quindi andremo a vedere insieme sia come sto realizzando questo video che come tu puoi realizzare diversi video e fare delle dirette streaming sui diversi canali. La piattaforma di cui parlo è StreamYard. È una piattaforma molto semplice e intuitiva da utilizzare, ecco perché ti consiglio proprio questa piattaforma. Adesso insieme andiamo a vedere come fare, come funziona, quali sono i passaggi che devo compiere. Allora, prima di tutto andiamo insieme a creare un nuovo profilo in StreamYard. Dal sito di StreamYard io riesco a vedere che ci sono diversi piani: il piano gratuito, il piano basic a 25 euro al mese e il piano professional a 49 euro al mese. Ovviamente c'è anche la possibilità di pagare a livello annuale e quindi c'è un risparmio. Ma vediamo un attimo la differenza dei vari piani. Innanzitutto vado su streamyard.com e da qui posso scegliere qual è il piano per me, di conseguenza puoi fare la mia iscrizione e iniziare a poter streamare. Allora, il piano gratuito purtroppo te lo sconsiglio perché innanzitutto lascia in alto a destra sulla schermata il logo di StreamYard. Quindi dove vedi in questo caso che io ho il logo di imprenditore Rockstar, tu vedresti il logo di StreamYard e direi che non è proprio il massimo. Ma poi hai dei limiti di streaming, non tanto nelle ore, ma soprattutto su quanti canali puoi andare a streamare, e se non ricordo male è solamente un canale alla volta. Mentre nel piano da 25 euro al mese, il basic, non hai il logo di StreamYard, hai un streaming limitato, puoi avere 10 partecipanti in contemporanea da intervistare anche, da far partecipare nelle tue dirette. Puoi mettere il logo tuo, della tua azienda, l'overlay, vediamo dopo di cosa si tratta, puoi mettere degli sfondi, ma soprattutto hai la possibilità di mandare online gli streaming preregistrati, quindi anche gli streaming che fai li puoi riutilizzare diverse volte. Puoi andare online con 6 ore di streaming, ma soprattutto su 3 canali. Quindi puoi andare, ad esempio, online sia su Facebook che su YouTube che su LinkedIn in contemporanea. Questo è molto molto importante. Io sinceramente ti consiglio il piano basic, dopo, se puoi, il professional meglio ancora. Il professional, come vedi, è il piano che ho io, che ti permette, oltre alle stesse cose che abbiamo visto prima, di andare e registrare per 10 ore di streaming, andare su 8 canali in contemporanea anziché 6, videocamere multiple se devi fare due inquadrature, dopo vediamo come funziona, ma soprattutto ti permette di andare online a 1080p, quindi una qualità maggiore rispetto ai 720 che è del piano basic. Un'altra cosa in più che puoi fare è registrare gli audio in maniera individuale, cioè se siete in 4 persone a partecipare,
puoi fare 4 file audio diversi per 4 persone. Questo secondo me è anche eccessivo. Però insomma, questi sono i due piani da valutare. Il piano gratuito è un po' poco davvero anche a livello di immagine. Il basic è più che sufficiente nella maggior parte dei casi. Il professional se vuoi fare le cose fatte bene. Oltretutto, dal link che trovi in descrizione avrai $10 di sconto sul tuo piano per il primo acquisto. Ti lascio il link che se decidi hai anche uno sconto. Detto questo, una volta che scelgo il piano, entro in automatico nel mio profilo. Andiamo a vedere cosa succede e come funziona. Voilà, condiviso. Nel momento in cui io ho il mio profilo, qua vedo che sono all'interno della mia pagina, sul piano di sinistra, sul menu di sinistra, ti trovi trasmissioni, video, destinazioni, membri. La prima cosa da fare è scegliere le destinazioni, cioè dove voglio andare io a streamare il mio video. Faccio aggiungi destinazioni e come vedi posso andare a mandare il mio video in contemporanea sulle pagine Facebook, sui gruppi Facebook, su un profilo personale di Facebook, su LinkedIn, sia su pagina che sul profilo, sul canale YouTube, su Twitter, poi Twitch, Open o addirittura altre piattaforme, se avete piattaforme interne che potete personalizzare. Quindi questa è una cosa un po' avanzata, però qui vedi quanto materiale abbiamo a disposizione. Non c'è Instagram e non c'è TikTok, ad esempio, perché parla di due canali che adesso funzionano molto, ma vedremo magari in un altro video come sfruttare questa piattaforma, i video che prepariamo qua, riutilizzarli anche per quei canali. Oggi però soffermiamoci su come andare in diretta. Quindi voglio inserire la mia pagina Facebook, clicco qui, molto semplicemente mi chiederà gli accessi, quindi la mail e la password della pagina Facebook e di consentirgli di andare in diretta su quella pagina. È molto molto semplice e intuitivo. Stessa cosa per LinkedIn, YouTube, eccetera, eccetera. Ricordati che in base al piano che hai puoi andare online o solo su una destinazione col gratuito, su 3 e 8 destinazioni invece col piano basic e professional. Fatto questo passaggio qua, posso, faccio vedere anche i membri, aggiungere delle persone che hanno diritto a entrare nella mia attività. Video, vedo tutti i video che ho precedentemente registrato, quindi c'è tutto l'elenco dei miei video passati registrati, questo poi ci servirà assolutamente, ma quello che ci interessa oggi è vedere come creare una nuova trasmissione. Quindi qui clicco sul pulsante crea, nuova trasmissione o usa video preregistrato. Qual è la differenza? Nuova trasmissione che registro adesso. Usa video preregistrato è che uso un video che ho già registrato e lo mando in streaming su diversi canali come se fossi in diretta in quel momento. Oggi vediamo nuova trasmissione. Qui mi dice su quali canali vuoi andare, quindi i canali che prima, le destinazioni che prima avevo inserito me le ritrovo qua. Posso scegliere quale flaggare, quindi il mio profilo personale, oppure la mia pagina, il mio gruppo, e scelgo insomma dove voglio andare. Oggi mettiamo solo registrazione, perché oggi mi interessa solamente fare un test di registrazione. Metto il titolo del mio video, e mettici la faccia. Allora oggi facciamo una prova così, però ok, lo mettiamo, quindi che andiamo anche sul mio profilo. Mi dà la possibilità di mettere la descrizione, qualche informazione in più. Promuoviti sempre in prima persona per acquisire la fiducia dei clienti e vendere di più. Posso scegliere se programmarlo per un secondo momento, quindi annuncio sui miei profili, sulle mie pagine che domani alle ore 12 andrò in diretta, quindi qui metto, posso mettere un'immagine anche di copertina, quando, a che ora, eccetera, eccetera, oppure andare direttamente adesso. In questo caso qui facciamo finta di andare direttamente adesso in trasmissione. Sta creando la trasmissione, come vedi, e ecco un'anteprima. Disattivo audio perché non so se va in conflitto. Vedo l'anteprima di cosa si vede della mia webcam, vedo se il microfono funziona, posso spegnere e accendere la webcam da qui. Qui è importante, metto il mio nome, questo è quello che vedranno tutti, eh? Quindi mi raccomando, lettere maiuscole, gli spazi, mettere sempre il vostro nome e cognome, così rafforziamo il posizionamento. E su impostazioni posso fare un po' di impostazioni. Allora, partiamo dal generale. Qualità della trasmissione, 1080p è la qualità migliore possibile, 720 è uno scalino sotto, ovviamente dipende da che piano ho. Quindi se ho il piano professional posso la 1080, altrimenti avrò solamente la 720. Non ci interessa spostare i video, avatar audio significa che se c'è un ospite che non c'ha la webcam accesa si veda comunque un simbolo, altrimenti posso disattivare questo, tolgo questo flag e ci sarà solamente l'audio che entra senza sapere chi è che sta parlando. Aggiunge automaticamente schermo e video condivisi allo streaming, cioè io posso anche condividere lo schermo, condividere dei video, delle slide, dopo lo vediamo.
e con questo flag nel momento in cui faccio condividi va direttamente online, se lo tolgo non va online, lo vedo sotto, sono io a cliccare e farlo entrare in scena, anche questo lo vediamo fra poco. Registra un file audio individuale per ogni ospite, come vi dicevo prima c'è questa possibilità nel pacchetto professional, a me non interessa, quindi lo tengo disattivato. Videocamera. Qui io vedo che posso scegliere se ho più videocamere collegate, quale utilizzare. Nel mio caso ci sono diverse webcam collegate, sto usando la 360 Link. Se vado a cambiare da qui, ad esempio, mettiamo quella del Mac, eccola qua, vedete, posso scegliere quale telecamera utilizzare. Voilà, torniamo su questa. Risoluzione della videocamera, stesso discorso, la risoluzione è importante che sia in linea con quella che ho impostato nelle generali, perché se qua metto 720 arriva a 720, ovviamente il file verrà uscito, andrà online, verrà salvato in 720, non in 1080, quindi deve combaciare. Il mirroring invece intende invertire la ripresa, quindi guarda, tac, tac. Quindi lo tengo disattivato, a meno che non abbia qualche motivo in particolare. Audio, microfono, scelgo quale microfono utilizzare, anche qua c'è diversi microfoni, scelgo quale utilizzare, in questo caso qui sono super definito, ma sto registrando invece con il Rode dall'altra parte. Atto parlante, quindi se ho delle cuffie poi impostarò le cuffie, se invece voglio uscire direttamente dal computer, quindi per quello che io sento, se ho qualche ospite che interviene all'interno. Cancellazione dell'eco ve la consiglio. L'audio stereo, che si può attivare solo senza cancellazione, non serve nel caso in cui non sia un musicista o quant'altro, non ho interesse ad ascoltare l'audio in stereo. Parliamo dell'audio che ascolto, non l'audio mio che esce. Regolo automaticamente il volume, io lo tengo attivo solitamente perché mi sembra che lavori abbastanza bene, posso disattivarlo e regolarlo io. Ovviamente se lo alzo, attenzione, perché più si alza il volume rispetto a 100, più la qualità si perde, quindi io lo tengo flaggato. Però l'effetto dello sfondo tante volte che sfarfalla un po', quindi guarda, perdo le mani, non ce li ho più, quindi serve il green screen. E per lo sfocato ancora, però insomma, se cercate di utilizzare una location che possa andare un po' bene, oppure mettete un green screen, questa è un po' la scelta. Posso impostare dei tasti rapidi che cliccando quei determinati tasti corrispondono a delle azioni. Oggi magari non ci serve vederlo, però è molto intuitivo, no? Se voglio mettere condividi schermo, shift più S, so che condivido lo schermo. Se sono all'interno della diretta, con shift più S, mi condivide in automatico lo schermo. Ospiti, le impostazioni per degli ospiti, se ho degli ospiti, quindi posso far sì che vedano i commenti che ci sono sui social in diretta, oppure evitarlo, in questo caso se lo evito lo vedo solo io, così lo vedono tutti i miei ospiti che partecipano alla trasmissione. Riprodurre un suono quando entrano, tipo un bip quando entrano in stanza, e il fatto che devono autenticarsi. Se questo lo tengo disattivato, chiunque al link che io gli mando può partecipare, se no devo mettere i loro dati, la loro mail, eccetera, eccetera. Io lo tengo disattivato perché se uno ha il link vuol dire che gliel'ho mandato io e quindi che può partecipare. Detto ciò, siamo tornati alla nostra pre-stanza di trasmissione. Faccio enter in studio, quando entro in studio questo è quello che vedo, anzi questo è quello che vedo perché io ho impostato questo sfondo, anzi vado già a mettervi senza sfondo come si vedrebbe, quello che vedete esattamente voi vedete esattamente questo. Cosa molto importante, in questo momento non siete in diretta, cosa significa? Vedete che sono qua sotto? Qui sotto significa che non sono in streaming, me lo dice anche, non fai ancora parte dello streaming, clicca per aggiungere il tuo audio e video, quindi non vi sentono e non vi vedono. Se clicco qua, ecco che entriamo in scena, ho ancora il microfono disattivato, da qui lo attivo, in questo momento non lo farò, sennò i due microfoni fanno confusione, ma è molto intuitivo, clicco qui si attiva, clicco qui si spegne, uguale la webcam, si spegne e si accende, molto molto semplice, molto intuitivo. E in ogni caso non sono ancora in diretta, perché per andare in diretta devo cliccare qua. Nel momento in cui clicco vado in diretta sui social che avevo programmato. Io ho programmato solamente sul mio profilo in questo caso qua. Posso ancora modificare e aggiungere gli altri canali se voglio. Questo è quanto. Allora, adesso direi che andiamo a vedere un po' le funzioni all'interno, partendo da qua sotto. Quindi l'audio l'abbiamo visto, la videocamera è uguale. Devo correggere delle impostazioni? Da qui ritorno sulla paginetta di prima, quindi posso cambiare la mia webcam, posso cambiare la risoluzione, eccetera, eccetera. Su condividi e per condividere, molto semplice anche questo. Importante, posso condividere le slide, ma non in diretta. Se clicco qua, mi dà la possibilità di caricare delle slide. Quindi consiglio, se volete condividere del materiale, prima di iniziare la diretta, andate qui,
scegliete qual è il materiale che volete condividere, così ve lo carica all'interno della piattaforma. Quando sarà il momento, ce l'avete già pronto in un elenco qua di tutto quello che sono le slide che volete e potete condividere. Posso aggiungere una videocamera se mi interessa, in questo caso non mi interessa, magari dopo lo utilizziamo per fare un test, e fai video, potrò condividere dei video. Se voglio condividere invece lo schermo, cliccando qui mi dà la possibilità di condividere tutto lo schermo. Ora voi non lo vedete perché mi condivide una casella, però posso condividere tutto lo schermo oppure solamente una parte dello schermo, cioè una finestra di Chrome, se uso Chrome, una scheda di Chrome. Aspetto importante riguardo alla condivisione: uno, sempre fare qualche test per vedere prima. Se ci provate, avete dei problemi, scrivetemelo nei commenti che vi posso dare magari qualche guida in più, ma è molto molto semplice e intuitivo. L'importante è che ciò che voglio condividere sia sempre aperto precedentemente. Cioè non è che faccio condividi e vado nelle cartelle o vado ad aprirmi le pagine, devo averle prima aperte. Dopo vado su condividi perché il software mi legge solamente ciò che già è aperto all'interno del mio desktop, del mio computer. E StreamYard consiglia sempre di utilizzare due schermi se voglio fare condivisione. Allora, non necessariamente lo devo fare. Con due schermi è molto più semplice. Perché io in questo momento, ad esempio, sto guardando ciò che vi condivido. Non vedo più la schermata di gestione di tutto. Quindi se voglio spegnere il mio microfono e quant'altro, devo cambiare, voi non vedete che lo sto facendo, sono tornato all'interno del menu, da qui vado a fare le modifiche, però non vedo più cosa sto condividendo, quindi con due monitor è più intuitivo, ma si può fare anche lo stesso, dipende anche da cosa condividete. La cosa migliore, come sempre, è testare e provare. Io, in base a cosa devo condividere, scelgo se utilizzare due monitor o un monitor solo. Finita la parte di condivisione, andiamo su invita. Cliccando su invita, se voglio far partecipare qualcuno, posso copiarmi il link e mandarglielo su WhatsApp, per mail, dove voglio, oppure utilizzare già i sistemi automatici di invio. Posso inviarlo tramite Gmail, tramite la mia casella di mail o tramite Messenger. Le persone che io invito sono le persone che non invito a vedere il video, attenzione, sono le persone che invito a partecipare al video. Molto importante, molto diverso. Quindi se io clicco su invita, posso invitare delle persone tramite questo link a partecipare alla diretta insieme a me. Non utilizziamolo per invitare le persone che vogliamo che vedano la diretta. Qua a sinistra cosa c'ho poi? C'ho commenti, banner, brand e chat privata. Allora, commenti. Commenti è dove vedo i commenti che avvengono in tempo reale sui diversi social. Cosa importante, se voglio leggere i nomi delle persone che scrivono il commento, devo far sì che loro si siano autenticati su StreamYard. Quando condivido l'evento, posso, anzi esce in automatico se non lo disattivo, questo messaggio: se vuoi che venga letto il tuo nome, devi autenticarti. E ovviamente i messaggi qua li vedo solamente io, li vedrai solamente tu, li vedono le persone non nella piattaforma, ma ovviamente su quel social. Posso però far sì che vadano in diretta. In che maniera? Semplicemente cliccando su mostra, ecco che il messaggio del social verrà portato online. Ci sarà scritto Facebook user, YouTube user, eccetera eccetera, se non sono autenticati. Se sono autenticati uscirà la loro foto e il loro nome e cognome. Posso portare in diretta anche i loro messaggi, molto carino per far partecipare le persone al nostro video. Banner invece cosa sono? Banner sono delle scritte che scorrono, quindi ad esempio, guarda, faccio vedere qua, o scorre in basso così il messaggio, oppure può essere fisso in grande, o può essere fisso più quello che scorre. Questi banner sono semplicissimi da creare, perché basta scendere in basso, cliccare su crea un banner, scrivo quello che voglio, mettici la faccia e vendi di più, aggiungi banner, clicco su mostra ed esce, mettici la faccia e vendi di più. Posso ovviamente modificarlo cliccando qua, clicco su modifica, e posso farlo ad esempio a scorrimento, faccio salva, ci clicco e stavolta salva. Posso averne uno fisso e uno che scorre, ad esempio. Bene, posso crearne quanti voglio. Ma sono sempre su sfondo nero e così via? No, no, puoi scegliere tu i tuoi colori. Quindi io posso cambiare il colore del mio brand, metterlo fucsia, ok? Posso scegliere diversi formati, minimal, block, classic, bubble, quindi posso scegliere come farlo. Posso scegliere che ci sia solo il mio nome o anche quello dei partecipanti. Il logo, come vi dicevo prima, se avete la versione gratuita c'è il logo di StreamYard e non è proprio il massimo. E posso caricare io diversi loghi, è molto semplice, basta cliccare sulla più, carico il mio logo della mia azienda, il mio bacino, quello che voglio. L'overlay che cos'è? L'overlay invece è una schermata di questo genere.
Adesso questa è quella standard, perché io non l'utilizzo quasi mai, però possiamo creare, magari faccio anche un video se vi interessa, scrivetelo nei commenti, come creare un overlay, che è molto semplice, possiamo fare con Canva, lo possiamo fare con Photoshop, con tanti programmi, e in cui ci sia scritto quello che voglio. Siamo in diretta a parlare di StreamYard, o siamo in diretta con l'imprenditore Rockstar, posso mettere quello che voglio, quindi posso scriverci qua, lasciando libero lo spazio per parlare. Io non lo utilizzo molto, perché una volta che c'è il logo, c'è il mio nome, secondo me è sufficiente, però se fatto bene diventa comunque molto carino. Posso mettere dei video, io ad esempio qua ho dei video che sono dei conti alla rovescia, ve li faccio vedere, basta cliccare su mostra, qui se voglio caricare dei video, qui per vederli, guarda. Poi cliccando su nascondi scompare, quindi va bene magari all'inizio, se devo condividere un video, ecco, lo carico da qui. Stesso discorso per lo sfondo. Lo sfondo lo carico aggiungendo sfondo, ovviamente come vi dicevo non c'è nel basic, e ad esempio lo sfondo muro, che però in questo caso non si vede. Perché non si vede? Perché io sono a tutto schermo. Abbiamo diverse impostazioni, per farvi vedere l'impostazione vado ad aggiungere un partecipante e per aggiungere un partecipante posso fare videocamera aggiuntiva, quindi mi aggiungo una videocamera che potrebbe essere questa. Quindi il nuovo partecipante sono sempre io, lo metto online, eccoci qua, doppio partecipante, e vedete che in questo modo ho scelto l'immagine di sfondo che è quella del muro. Posso ovviamente mettere le immagini che voglio con le foglie, l'immagine questa, l'immagine con il logo, oppure posso anche fare senza nessuno, quindi nero, ovviamente che nero, se è nero lo sfondo, posso scegliere il colore di sfondo da utilizzare. E in questo caso si vede, siamo due partecipanti, lo sfondo, ma non sempre si vede, nel senso che posso scegliere, come vedete qua, diverse visuali. La visuale in cui sono solamente io, la visuale con un ospite in cui occupiamo tutto lo schermo, la visuale con due ospiti in 16 noni, quindi si vede lo sfondo. La visuale con un ospite grande e uno piccolo, posso anche invertirli. Adesso fa strano perché sono sempre io, però penso che capite il concetto. La visuale, se ho delle slide che condivido, in questo caso non lo vediamo, dove ci sono solo io più le slide, oppure altro pulsante, siamo tutti e due più le slide. Io più le slide però messo in basso, oppure solamente le slide a tutto schermo. Queste sono delle visuali molto molto intuitive e basta comunque provare, ovviamente. Eliminiamo il nostro amico, rimuovere, zac, e torniamo noi a tutto schermo. Questo è come funziona. Abbiamo poi la possibilità di aggiungere della musica. Ci sono delle musiche preimpostate, basta fare riproduci. Riproduci, parte, sospendi, si sospende, diversi tipi di musica. Qua scelgo volume, loop se voglio che quando finisca riparta, e posso anche caricare delle musiche. Ovviamente sulla musica sappiamo il discorso dei diritti, copyright, eccetera, eccetera. Molto molto semplice. Chat privata è se siamo più relatori, come in questo caso, e vogliamo scriverci qualcosa fra di noi, abbiamo la chat che ci permette di parlare solo con le persone all'interno dello studio. Basta, se una persona è la sposto sotto facendo rimuovi, quella persona nessuno la vede, la vedo solamente io. Quindi posso avere anche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persone, scegliere chi fare salire in contemporanea. E i microfoni, vi ho spiegato come funzionano, quindi direi che posso tornare dalla parte di qua, eliminare la condivisione. E mi auguro che sia stato chiaro quello che vi ho spiegato. StreamYard, in descrizione trovate il link per avere 10 euro di sconto sulla piattaforma. Se avete delle domande, volete approfondire qualcosa, scrivetemi nei commenti e vedrò di farlo immediatamente. Magari ci faccio anche un video proprio dedicato o vi do la risposta nei commenti. Se avete trovato utile questo video, mettete un mi piace, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale, che stanno arrivando una marea di contenuti iperutili per metterci la faccia nel modo giusto e soprattutto vendere di più. Ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!